Buongiorno, benvenuti sul canale Il Mondo di Miro. Come avete visto dall'anteprima del video, oggi andiamo a realizzare il giacchino baby all'uncinetto, un giacchino 0-3 mesi che va strutturato partendo dall'alto, quindi dallo sprone, dal collo, per poi via via andare a realizzare tutto l'intero giacchino fino alla parte bassa. Il filato che io ho scelto per realizzare questo giacchino è sempre il Justin Baby della Tessiland, nella tonalità ancora del rosa. Perché questo giacchino dal nome, ecco il nome Rachele, andrà ad una bambina che si chiamerà Rachele. Questo filato lo trovo estremamente ottimo per fare i progetti per neonato, perché è un filato 100% lana merinos, non punge, è irrestringibile e comunque ha un'ottima resa. Il filato pesa 50 grammi per 145 metri di lunghezza. I ferri consigliati sono quelli del 3, 3,5 e l'uncinetto del 3. Noi oggi, infatti, questo giacchino lo andiamo a realizzare con l'uncinetto numero 3. Andiamo a vedere nel dettaglio come lavorarlo. Allora, prendiamo il nostro filato, il nostro uncinetto, andiamo a caricare 50 catenelle. Quindi facciamo il nodino. Questo non lo contiamo, quindi contiamo 1, 2, 3 fino a 50. Allora, io ho lavorato le 50 catenelle. Queste 50 catenelle, se io le vado a misurare con un metro, mi misurano esattamente, quindi stendo il metro sul tavolo e prendo le catenelle che ho appena lavorato. Se io le vado a misurare, misurano esattamente 22 centimetri. Mi va bene così, perché 22 centimetri è la misura di una circonferenza collo di un bambino 0-3 mesi. Siccome il giacchino è per un neonato, io ho dovuto avviare queste 50 catenelle, ripeto, con questo filato e questo numero di uncinetto. Andiamo avanti. Dicevamo, noi stiamo lavorando il giacchino partendo dallo sprone, quindi dal collo, via via andiamo a realizzare tutto l'intero giacchino. Come lavoriamo partendo dal collo? Con la tecnica del top down. La tecnica del top down è quella tecnica che ci consente, con una sola, partendo da una catenella, a ricavare appunto in un'unica catenella, a ricavare il davanti, il dietro e le due maniche senza fare nessuna cucitura. Quindi io, avendo 50 catenelle di base che sono uguali a 22 centimetri, che è la circonferenza collo, perché stiamo lavorando su un giacchino, quindi a me serve la circonferenza collo di un 0-3 mesi. Io con queste 50 catenelle, quindi parto da queste 50 catenelle per andare a realizzare l'intero giacchino senza andare a cucire niente alla fine. Vediamo come. Queste 50 catenelle che noi abbiamo appena adesso lavorato, le dobbiamo dividere. Per andare appunto a ricavarci quelli che sono i due metà davanti, le due maniche e il dietro del giacchino. Vediamo come. Io vi faccio un disegnino per farvi capire bene di cosa stiamo parlando. Non guardate al disegno, ma piuttosto a capire quello che io vi voglio dire. Quindi questa è la nostra situazione. Noi abbiamo bisogno di questa scollatura perché stiamo facendo un giacchino, quindi il davanti ho bisogno di averlo aperto. Se volevo fare un golfino, quindi tutto chiuso, questo davanti sarebbe stato chiuso, ma nel nostro caso parliamo di un giacchino, quindi a noi servono i due metà davanti, metà destro e metà sinistro, le due manichette e la parte posteriore del giacchino. Andiamo a vedere con queste 50 catenelle come andiamo a dividerle. Innanzitutto io ho caricato 50 catenelle che sono
47 catenelle più 3 per voltare. Mi equivalgono a 48 maglie. Io ovviamente mi sono fatta tutti i miei calcoli prima di proporvi il lavoro, quindi io ho avviato 50 catenelle per andare a realizzare un totale di 48 maglie. Quindi su questa base di catenelle andranno realizzate 48 maglie. Come andiamo a realizzarle queste 48 maglie? Semplicissimo, basta fare 48 diviso 6, mi viene fuori 8. 8, cos'è questo 8? Sono le maglie che devo andare a posizionare qui, 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 qui e qui. Ok? Spero di essere chiara, il più chiaro possibile. Spero di farmi capire. Quindi io ho 48 maglie, 48 maglie le divido per 6. E mi fa 8, il risultato è 8. 8 sono le maglie che io devo andare a dividere su queste catenelle di base. Ma se io vado a realizzare questo giacchino facendo 8 maglie per metà davanti, 8 maglie per la manica, 16 perché sono 8 più 8, la parte retro ovviamente è retta, quindi sono 8 più 8, 16. 8 per la manica e 8 per l'altro metà davanti, non mi quadra bene la situazione, mi viene un po' strano questo giacchino perché ho fatto la mia prova e non mi piaceva. Allora cosa ho fatto? Ho deciso di mangiarmi scusate, due maglie, me le mangio da qua, quindi questo, le manichette mi diventano 6. Perché mi mangio due maglie dalle maniche e mi diventano 6. Di conseguenza, i due davanti mi diventano 10. Quindi mi sono fatta prestare, anzi me li sono rubata due maglie dalle manichette. Quindi anziché le manichette essere di 8 maglie ciascuna, sono diventate di 6 maglie ciascuna. I quarti davanti, il sinistro e il destro, mi sono diventati di 10 perché mi sono rubata le due maglie dalle maniche. Per quanto riguarda il retro, mi rimane 16. Adesso andiamo a vedere, e questo stiamo parlando di un 0,3 mesi. Se vogliamo fare una misura più grande, basta prendere la circonferenza collo, da questa partire con i centimetri e quindi avviare le catenelle per quanto riguardano quei centimetri e fare lo stesso identico lavoro. Spero di essere molto chiara. Eventualmente, per qualsiasi dubbio o chiarimento, scrivetemi nei commenti, io sono a completa disposizione. Andiamo a vedere adesso, in pratica come andare a posizionare queste maglie. Avevamo detto che noi abbiamo una catenella di base di 50 catenelle, che sono 47 più 3 per voltare. Ho un totale di 48 maglie, 47 più 3 che sarebbero quelle per voltare, è la 48esima maglia. A questo punto noi dobbiamo prendere quello che abbiamo qui sullo schema. E così vado a lavorare. Cosa devo fare per prima cosa? Mi devo andare a ricavare il metà davanti, quindi devo andare a lavorare 10 maglie. Allora, 1, 2, 3. Entro con l'uncinetto nella quarta catenella a partire appunto dall'uncinetto e vado a fare la mia seconda maglia alta. La terza. Quindi vado maglia su maglia, la quarta, la quinta, sei, sette, otto. 9 e 10. Quindi io sto realizzando le 10 maglie per il primo metà davanti. Faccio
Fatte queste 10 maglie, eccole qui, andiamo a fare una catenella di separazione. Questa catenella che abbiamo appena fatto sarà la catenella che nel giro successivo ci consentirà di allargare quello che è il nostro sprone. Quindi via via da queste maglie che siamo partite si comincerà a delineare lo sprone. E quindi tutta la parte del corpicino del neonato. Quindi facciamo la nostra catenella di separazione, andiamo nella maglia successiva e mi vado a fare 6 maglie alte, che sono le 6 maglie della manichetta. 1. Non salto nessuna catenella di base, ovviamente, perché sono le catenelle di base che mi fanno, che abbiamo sviluppato sulle maglie di base, quindi sulle 48 maglie. Per cui 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Questa è la manica. Fatte queste 6 catenelle, queste 6 maglie, scusate, facciamo una catenella di separazione. Anche questa sarà la base per poter andare a fare gli aumenti. Adesso, dopo le 6 maglie, che cosa vengono? Le 16 della parte retro e faccio 16 maglie. Faccio 16 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5 fino a 16. Fatte le 16 maglie per quanto riguarda la parte retro del giacchino, andiamo a fare una catenella. Al solito, prendiamo il filo, andiamo sulla maglia successiva e facciamo adesso di nuovo le 6 per la manichetta. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e infine dobbiamo realizzare, ricavare l'ultimo, quindi l'altro metà davanti, facciamo una catenella e andiamo a terminare con le 10 maglie per quanto riguarda l'altro metà davanti. Ecco qua, fino al termine, sono 10 maglie. Adesso, terminata la prima riga che ci avvierà allo sprone, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a mettere degli aumenti. È qui che nasce la parte, diciamo, cioè tramite, ecco, la catenella di base, noi poi ricavando questi numeri che appunto sono i due davanti, le due maniche e il retro, adesso tramite questi aumenti che andremo a realizzare in queste catenelle che abbiamo fatto divisorie, è lì che poi si andrà ad allargare di conseguenza le maniche. Il retro fino ad arrivare a quello che a noi interessa. Questo è un giacchino, quindi qua rimane aperto, scusate. Quindi ecco, a noi interessa questa situazione qui. Ok? Quindi dobbiamo andare a fare tanti aumenti fino a quando non arriviamo a una buona apertura maniche ed a una buona
apertura della parte del torace. Andiamo a vedere come fare questi aumenti. Allora, mettiamo da parte quello che era il foglio e andiamo a girare la lavorazione. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Voltiamo il lavoro. Andiamo a lavorare maglia su maglia fino alla decima. Quindi la prima maglia alta mi è sostituita dalle 3 catenelle. Andiamo nella maglia successiva e lavoriamo 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Queste sono le maglie che abbiamo avviato nel giro precedente. Adesso andiamo ad allargarci. Andiamo a realizzare i primi aumenti. All'interno della catenella che avevamo fatto, quella che ci permetteva appunto di andare a realizzare gli aumenti, andiamo a fare 2 maglie alte. 1 e 2. Una catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. In questo modo stiamo aumentando 4 maglie alte. Andiamo nella maglia successiva e andiamo a realizzare le 6 maglie di base. 2 3, 4, 5 e 6. Siamo di nuovo arrivati alla catenella. Qui dentro andiamo a realizzare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Adesso abbiamo le 16 maglie per il retro. Andiamo a realizzare maglia su maglia le 16 maglie. Lavorate le 16 maglie, siamo di nuovo all'interno della catenella sottostante, lì dove andiamo a realizzare i nostri aumenti. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Adesso abbiamo di nuovo le 6 maglie per la manica. 2, 3, 4, 5 e 6. Allo stesso modo andiamo a realizzare gli ultimi aumenti del rigo, che sono 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. In questo modo, in questa prima riga di lavorazione, abbiamo aumentato un totale di 16 maglie, perché anziché aumentare 2 maglie, ne abbiamo aumentate 4 per segmento. Quindi abbiamo aumentato un totale di 16 maglie, abbiamo 16 maglie in più sul nostro lavoro. E queste sono le 10 finali del quarto davanti. Ok, arrivo alla fine. Eccomi qua, queste sono le maglie iniziali e vado a fare una maglia alta anche sull'ultima maglia. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro. Come potete vedere, già da solo facendo questa lavorazione si sta cominciando a formare
quella a dare la forma di quello che noi vogliamo ottenere. Quindi già da solo si sta inarcando. Ma andiamo a continuare. Questi aumenti, quindi aumentare 4 maglie per rigo, per segmento, scusate, vanno fatti per 4 volte. Quindi per le prime, per 4 volte, scusate, dobbiamo andare a realizzare questi aumenti così come li stiamo facendo. Quindi aumentare 4 maglie per 4 volte ad ogni riga. Quindi questa è la seconda riga di aumenti e andiamo a fare di nuovo gli stessi aumenti. Arriviamo proprio fino all'ultima maglia. Entriamo all'interno della catenella sottostante e andiamo a fare 2 maglie alte. Una catenella e 2 maglie alte. La stessa cosa, quindi entriamo nella prima delle maglie sottostanti, arriviamo all'altra catenella, quindi dobbiamo lavorare tutte le maglie, comprese quelle che abbiamo aumentato, maglia su maglia. Arriviamo, questa è l'ultima prima della catenella, siamo all'interno della catenella dove andiamo a realizzare le 4 maglie alte, quindi 2, una catenella e 2 maglie alte. Proseguiamo così per altre due righe di lavorazione. E allora, questa è la situazione aumentando 4 maglie ad ogni segmento, quindi 16 maglie in un rigo per 4 volte. La situazione è questa, come vedete, si comincia già a delineare la parte del colletto e poi via via adesso si sta cominciando a formare quello che sono i due davanti, le due manichette e il retro del giacchino. Adesso, fatti questi primi aumenti di 4 maglie per porzione, adesso dobbiamo andarne a fare invece 2. In che modo? Facciamo le nostre 3 catenelle iniziali, voltiamo il lavoro e allo stesso modo lavoriamo maglia alta su maglia alta fino ad arrivare all'ultima prima della catenella. Quindi semplicemente lavoriamo le nostre maglie alte e arriviamo all'ultima maglia prima della catenella. Sono arrivata alla maglia prima di incontrare la catenella, all'interno della quale, anziché andare ad aumentare 2 maglie, ne aumentiamo una catenella e un'altra maglia alta, quindi da che ne aumentavamo 2, una catenella e 2 maglie alte, adesso all'interno di questa catenella faremo solo una maglia alta, una catenella e una maglia alta e proseguiamo così andando avanti maglia su maglia fino ad arrivare di nuovo all'altra, quando incontriamo l'altra catenella. Lì dove anziché andare a fare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, così come abbiamo fatto fino ad ora, andiamo a fare solamente una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi lavoriamo la parte, stiamo lavorando della manica e arriviamo all'ultima maglia. Eccoci qui, siamo all'interno della catenella, andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Continuiamo in questo modo fino all'altra catenella, quindi per quanto riguarda questa parte di aumenti,
Non faremo, non aumenteremo più 16 maglie per rigo, ma ne aumenteremo solamente 8 per un totale di 6 volte. Quindi fino ad ora stiamo facendo la prima riga aumentando 8 maglie per rigo. Quindi per ogni segmento andiamo ad aumentarne solo 2. Arriviamo di nuovo all'altra catenella, andiamo a realizzare di nuovo l'aumento e poi potete proseguire in autonomia. Eccoci giunti anche in questo caso all'interno della catenella, lì dove andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Per cui questi sono gli aumenti che faremo da adesso per 6 volte in totale. Quindi questa è la prima riga di aumenti in questo modo. Quindi anziché 4 maglie adesso ne abbiamo aumentate 2, ne dobbiamo fare altre 5 per un totale di 6 volte. Allora, aumento dopo aumento, questa è la situazione. Il lavoro si è notevolmente allargato. Vi ricordate che siamo partiti con 6 maglie qui, 10 per la parte dei due davanti e 16 per quanto riguarda il retro. Giro dopo giro abbiamo creato questi aumenti. Dapprima abbiamo aumentato 16 maglie per volta e poi per evitare che appunto il lavoro si inarcasse troppo o si deformasse, abbiamo inserito i classici aumenti, una maglia alta, una catenella e una maglia alta all'interno della catenella per un totale di altre 6 volte. Adesso la situazione è questa. Dobbiamo fare semplicemente questa operazione qui. Dobbiamo richiudere, piegare a metà e andare a individuare i fori, questi di qua, questo è il raglan, vedete che ci sono questi foretti che sono le catenelle, andiamoli a fare combaciare con quelli del retro e andiamo a prendere due segnetti. Io come al solito uso le mie care forcine. Prendo in corrispondenza proprio della catenella che mi permette di individuare appunto la parte che è il davanti per poi staccarmi dalla manica, perché adesso dobbiamo andare a lavorare solo sul davanti e sul retro del cappottino. Quindi la stessa cosa facciamo dall'altro lato, individuiamo la catenella, quindi stacchiamoci dalla manica, perché la manica la faremo in un secondo momento. La bellezza del top down è quella che è, per evitare di andare a fare i due pannelli e le maniche a parte e poi andarle a cucire col lago, faremo tutto d'un fiato con l'uncinetto, perché adesso andiamo a lavorare su quello che è la parte proprio finale del cappottino e poi sempre con l'uncinetto ci andiamo ad attaccare a quello che è il giro manica e andiamo a proseguire con le manichette. Non abbiamo bisogno di ago se non per entrare i fili di lavorazione. Senza staccare il filo, quindi il filo rimane attaccato al gomitolo, andiamo a fare le 3 catenelle per girare il lavoro. Quindi scusate, mi sono un pochettino incartata. Qui faccio una già fatta, 2 e 3 catenelle. Giro il lavoro e vado a lavorare solo sul davanti, sui due davanti e il retro del cappottino. In questo giro che andiamo ad iniziare, dobbiamo fare degli aumenti per far sì che il giacchino prenda una forma un po' a redingot, quindi questa forma sfiancata, per poi un pochettino allargare verso il basso. Andiamo ad aumentare sulla prima parte, quindi sul metà davanti, sul primo metà davanti, dobbiamo aumentare 4 maglie.
Come andiamo ad aumentare per non venire qualcosa di pasticciato? Io ho contato, ho 25 maglie, abbiamo 25 maglie dall'inizio fino a dove iniziavano poi gli aumenti, quindi fino a dove abbiamo la forcina. Che cosa facciamo? Una semplice operazione. Dobbiamo fare 25 diviso 4. Il numero viene con la virgola, viene 6, 6 e 25. Cosa facciamo? Ogni 6 maglie aumentiamo un punto, quindi la prima maglia mi è sostituita dalle 3 catenelle. Andiamo avanti e contiamo 2, 3, 4, 5 e 6. In questa sesta maglia vado a fare il mio primo aumento. Vi ricordo che dobbiamo aumentare 4 maglie, quindi avendo 25 maglie su questa parte di qua, ho semplicemente fatto 25 diviso 4 e mi viene 6,25, per cui prendo come riferimento il numero 6 e dopo aver fatto 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su questa sesta maglia vado ad aumentare una maglia ed è il secondo aumento. Proseguo 1, 2, 3, 4, 5. 6, su questa sesta maglia aumento una maglia, il terzo aumento, devo aumentare l'ultima maglia, quindi l'ultimo aumento, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo sull'ultima maglia. Evito di fare l'aumento su questa sesta maglia perché ho il foro della catenella sottostante, quello dove ho la forcina che mi indica che devo unire le due parti. Allora l'aumento, il quarto, lo vado a fare all'interno di questa catenella. Tolgo la forcina perché sono arrivata nel punto in cui devo unire le due parti. A questo punto devo andare, mi trovo già sul retro, quindi devo unire il metà davanti con il retro. Su questo retro di qua ho 42 maglie, quindi da foro a foro, dove abbiamo l'altra forcina attaccata, abbiamo 42 maglie. La stessa cosa, siccome su questa parte di qua le maglie sono di più, ne devo aumentare anziché 4, ne devo aumentare 8. La stessa identica cosa, evito di fare gli aumenti a casaccio e faccio la solita divisione. Faccio 42 diviso 8. Il numero mi viene anche in questo caso con la virgola, 5,25. Prendo come riferimento il numero 5. A questo punto, che cosa faccio? Il primo aumento, il primo di 8 aumenti, lo vado a fare proprio su questa catenella, questo foro che abbiamo qui, in modo tale che faccio non solo il primo aumento, ma lego le due parti allo stesso punto. Quindi, perché l'ultimo aumento della parte davanti, se vi ricordate, l'abbiamo fatto all'interno del foro. E la stessa cosa facciamo qui. Io entro direttamente all'interno del foro e faccio una maglia alta. Questo è il primo aumento. Filo sull'uncinetto e proseguo e conto 1, 2, 3, 4 e 5. In questa quinta maglia vado a fare il secondo di 8 aumenti. Vedete che si è legata perfettamente la manica, la parte del corpo alla manica l'abbiamo perfettamente cucita e non si vede nulla.
nulla. Adesso continuiamo. Abbiamo fatto il secondo di 8 aumenti. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e magari 6, visto che il primo l'abbiamo fatto qui, arriviamo a 6, tanto il numero era con la virgola, per cui 6 nella sesta maglia facciamo il terzo aumento. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. In questa quinta maglia vado a fare l'aumento e siamo al quarto. 1, 2, 3, 4. 5, faccio il quinto aumento, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, questa volta mi mangio una maglia e faccio il sesto aumento, ne mancano altri due, l'ultimo cerchiamo di andarlo a far cadere all'interno del foro, quindi devo fare il settimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e facciamo il settimo aumento, l'ultimo lo andiamo a realizzare all'interno della dove c'è la forcina. Quindi arriviamo alla fine, è l'ultimo, l'ottavo, che sul retro abbiamo aumentato 8 maglie, lo andiamo a fare come abbiamo fatto dall'altro lato all'interno del foro. In questo modo gli aumenti vengono sparsi in maniera uniforme senza creare quelle maglie che poi alla fine si accumulano tutte in un punto e allora noi evitiamo e ce le distribuiamo in maniera equa. A questo punto abbiamo fatto l'ottavo ed ultimo aumento per quanto riguarda il retro sul foro, facciamo lo stesso lavoro di poc'anzi e entriamo facendo il primo aumento perché siamo di nuovo sulle 25 maglie della parte davanti. Il primo di 4 aumenti lo andiamo a realizzare all'interno del foro. Qui, se vi ricordate, era ogni 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sulla sesta maglia facciamo il secondo di 4 aumenti. Proseguiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo il terzo aumento. L'ultimo aumento e per quanto riguarda questa riga abbiamo terminato. 3, 4, 5, 6 e facciamo il quarto ed ultimo aumento. Terminiamo maglia alta su maglia alta e adesso vedremo come andare a fare il resto della lavorazione. Questa intanto è la situazione, abbiamo unito le due parti, adesso ci siamo staccati dalle due maniche che sono qui, dobbiamo solo lavorare sul corpicino. Questa è la parte alta, adesso lavoriamo sul corpicino. Alla fine vediamo come andare a riprendere le maniche.
Allora, arrivati a questo punto, per proseguire con il motivo che andremo a realizzare per quanto riguarda tutta la parte dal torace in giù, mi servono un multiplo di 8 più 2. Noi in questo momento sul nostro lavoro abbiamo 108 maglie. Quindi per arrivare ad un multiplo di 8 più 2 mi servono 112 maglie. Come faccio? Devo fare un ulteriore giro di aumenti. Allora cosa facciamo? Al solito facciamo la nostra divisione. Abbiamo 108 maglie, li dividiamo per le maglie che dobbiamo andare ad aumentare. In questo caso devo aumentare solo 4 maglie e il risultato viene 27. Quindi vado ad aumentare ogni 27 maglie, quindi faccio conto fino a 27, forse ho fatto 4 catenelle anziché 3, e infatti era troppo ampio il buco. Ok, quindi 2, 3, 4, 5, 6. Alla 27ª maglia vado a fare il primo di 4 aumenti e così proseguo ogni 27 maglie. Vado ad inserire 4, un totale di 4 aumenti. A questo punto, sul nostro lavoro abbiamo le maglie sufficienti per andare ad iniziare il motivo che andremo a fare. Allora, sono arrivata al termine del rigo dove stiamo facendo i 4 aumenti per ottenere le maglie necessarie allo schema che andremo a realizzare in seguito. Mi sono accorta che facendo gli aumenti ogni 27 maglie, l'ultima, la 27ª, è proprio dove c'è l'apertura del giacchino. Non va bene, quindi con l'ultimo aumento, il quarto, scuciamo un poco e lo facciamo non proprio sul bordo, quindi nell'apertura, ma lo facciamo ovviamente in una maglia un pochettino più in dentro per evitare che l'apertura da un lato mi si non va bene così, non va bene. Quindi, avendo fatto tutti gli aumenti in maniera uniforme, poi l'ultimo, il quarto, lo andiamo a fare un po' più discostato perché batteva proprio sull'apertura e non andava bene, quindi mi è sembrato corretto dirvi che per evitare magari di farmi qualche domanda in merito, lo dico già adesso, che quest'ultimo aumento lo facciamo un po' prima della 27ª, quindi terminiamo con una semplice maglia alta e questa è la situazione. A questo punto andiamo ad iniziare. Ecco qua, questo è il nostro la parte del collo e del torace. Adesso andiamo ad iniziare proprio la parte del corpicino. Allora, fatto il giro con gli aumenti, possiamo andare ad iniziare la lavorazione. Faccio una catenella e voltiamo il lavoro. Andiamo a realizzare dove abbiamo adesso fatto la catenella, quindi nella stessa maglia, andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia alta, 2 catenelle. E all'interno della stessa maglia andiamo a fare un'altra maglia alta. Abbiamo realizzato un punto V. 3 catenelle, 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Questo è il motivo che si ripeterà per tutto quanto questo giro, quindi 3 catenelle, 2 e 3, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base,
1, 2, 3, entriamo nella quarta e realizziamo una maglia alta, una, 2 catenelle e una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, andiamo nella quarta e facciamo una maglia bassa. Questo motivo verrà ripetuto per tutto quanto questo giro. La riga successiva sarà una riga di soli punti bassi distribuiti in questo modo. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a realizzare un punto basso subito lì dove abbiamo generato la catenella. 3 punti bassi all'interno dell'arco di 3 catenelle. 5 punti bassi all'interno dell'arco, all'interno del punto V, 4 e 5, di nuovo 3 punti bassi nell'arco di 3 catenelle, un punto basso sul punto basso. Quindi è una riga di soli punti bassi distribuiti in questo modo. Vi faccio vedere di nuovo. Quindi un punto basso, quindi siamo sull'arco di 3 catenelle, andiamo a lavorare 3 punti bassi. Dove c'è l'arco con le 2 catenelle, quindi la V, qui dentro andiamo a fare 5 punti bassi. 2, 3, 4 e 5. Siamo di nuovo sull'arco di 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie basse. Sulla maglia bassa sottostante facciamo una maglia bassa. Quindi i punti bassi vengono distribuiti in questo modo per tutto quanto il giro. Ovviamente terminiamo con un punto basso sul punto basso. 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro. A questo punto le 3 catenelle mi fungono da maglia alta, mi sostituiscono la maglia alta, devo fare una catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, mi sposto direttamente sul primo dei 5 punti bassi che abbiamo fatto sul punto V. Quindi entro all'interno del primo punto basso e allungo l'asola. Carico il filo una seconda volta, rientro nello stesso punto di base e riallungo l'asola. Terza volta, carico il filo. Entro di nuovo all'interno del punto e allungo l'asola. Quarta volta, entro, allungo, adesso pesco il filo, vado a chiudere tutti i gettati e quando ho due asole sull'uncinetto, ripesco il filo e chiudo con un punto catenella. Questa è la nocciolina, dobbiamo formare un fiore qui su questo punto V. Quindi abbiamo fatto il primo petalo. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo a sviluppare il secondo petalo. Entriamo sul secondo punto basso sottostante. Facciamo la stessa cosa. Fuoriusciamo il filo, allunghiamo l'asola, peschiamo il filo, rientriamo nello stesso punto e allunghiamo l'asola. Terza volta, allunghiamo, quarta ed ultima volta, allunghiamo, peschiamo il filo, facciamo passare l'uncinetto tramite tutti i gettati. Quando abbiamo due asole sull'uncinetto, peschiamo il filo e chiudiamo le maglie. Abbiamo eseguito il secondo petalo. 2 punti catenella, filo sull'uncinetto, andiamo a riempire il terzo punto basso col terzo petalo.
allunghiamo il filo, seconda volta, terza, quarta ed ultima volta. Quindi ogni petalo è formato da una nocciolina con 4 gettati e 2 catenelle di separazione. 1, 2 catenelle, facciamo il quarto petalo, quindi sul quarto punto basso andiamo a formare il nostro petalo. 1, 2, 3 e 4. Dopo aver fatto tutti e quattro i gettati, prendiamo il filo, passiamo tramite tutti i gettati, abbiamo due asole sull'uncinetto, possiamo chiudere la nocciolina. Facciamo 2 punti catenella, filo sull'uncinetto, abbiamo l'ultimo dei 5 punti bassi del punto V e facciamo il nostro quinto ed ultimo petalo. 2, 3 e 4. Passiamo tramite gettati, chiudiamo la nocciolina e così abbiamo formato il primo fiore con 5 petali sulle 5 maglie basse della V sottostante. A questo punto facciamo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ci spostiamo con una maglia alta sul punto basso sottostante, quindi al centro, e facciamo una maglia alta. Spostiamoci di nuovo, quindi facciamo una catenella di separazione, andiamo di nuovo sulla V successiva, dove abbiamo i 5 punti bassi e dobbiamo andare a formare 5 petali sulle 5 maglie basse, quindi il nostro fiore. Il petalo è formato da una nocciolina con 4 gettati, 1, 2, 3 e 4. Dopo aver fatto i 4 gettati, pesco il filo, lo faccio passare tramite tutti i gettati, chiudo la nocciolina con un punto catenella. Faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare il secondo dei 5 petali. 1, 2, 3, 4, chiudo. 2 catenelle di separazione, vado avanti così. Questo è il terzo petalo, 3, 4. Faccio passare tramite tutti i gettati, chiudo con un punto, faccio 2 catenelle e vado avanti col quarto petalo. 2, 3 e 4. L'ultimo petalo, il quinto, 2, 3 e 4. Chiudo una catenella di separazione perché siamo al termine del petalo del fiore, vado a fare una maglia alta sulla maglia bassa centrale. Questo è quello che ripeteremo per tutto quanto questo giro. Sono arrivata al termine, della realizzazione dei fiori. A questo punto facciamo il nostro punto catenella e andiamo a chiuderci con un punto alto sul punto basso iniziale. Giro successivo, 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro. Andiamo a fare un punto basso fra il primo e il secondo petalo, quindi entro all'interno dell'archetto, ok,
entro all'interno dell'archetto realizziamo il primo punto basso, 1, 2, 3 catenelle, vado fra il secondo e il terzo petalo, qui dentro vado a fare un altro punto basso, 1, 2, 3 catenelle, vado fra il terzo e il quarto petalo, vado a fare un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, vado fra il quarto e il quinto petalo, anche qui realizziamo il nostro archetto. 1, 2, 3 catenelle, salto direttamente fra il primo e il secondo petalo dove vado a fare un punto basso. Praticamente questo sarà un giro di soli archetti realizzati proprio fra i petali. Questi archetti sono formati da 3 catenelle e una maglia bassa all'interno a cavallo fra i due petali. Quindi fra il secondo e il terzo petalo, 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassa fra il terzo e il quarto petalo. 1, 2, 3, abbiamo a disposizione il quarto e il quinto petalo, qui dentro andiamo a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, andiamo direttamente, saltiamo fra il primo e il secondo petalo. Questo lo andiamo a ripetere per tutto quanto il giro. Chiudiamo con 3 catenelle e un punto basso sulla maglia alta. Quinta riga di lavorazione, 2, 1 catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare due punti bassi. Uno lo facciamo lì dove si è generata la catenella, uno lo facciamo all'interno dell'archetto, del primo archetto. Dopodiché andiamo adesso a ricostruire la parte in cui dobbiamo andare a realizzare nuovamente il fiore, quindi ci prepariamo a fare la base dove appoggiare il petalo, quindi dobbiamo andare a ricostruire quel punto V che ci permette poi la realizzazione del fiore. Andiamo a vedere come. Noi abbiamo come base in questo momento una serie di archetti. E allora che facciamo? Abbiamo iniziato la riga con due punti bassi, facciamo 3 catenelle e facciamo il primo punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi trovo nell'archetto centrale sopra il petalo centrale, quindi sul terzo petalo, vedete, siamo in corrispondenza 1, 2, 3, il terzo petalo è il petalo centrale. In questo archetto sopra questo petalo dobbiamo andare a realizzare il nostro punto V, che vi ricordo è realizzato con una maglia alta, 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta all'interno dello stesso archetto. In questo modo ci stiamo preparando la base per un altro petalo. 1, 2, 3 catenelle. Abbiamo l'ultimo archetto a disposizione. Andiamo a chiuderci con una maglia bassa. 1, 2 catenelle, mi sposto in questo arco centrale, questo qui sopra la maglia alta, e andiamo a fare la maglia bassa. Quindi siamo, vedete, in corrispondenza della prima riga di lavorazione. Ricominciamo. 1, 2 catenelle, mi sposto qui nel primo archetto disponibile, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, mi ritrovo a fare la costruzione del petalo successivo, del fiore successivo. Quindi in questo arco centrale, in corrispondenza del terzo petalo sottostante, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta all'interno dello stesso arco. 1, 2, 3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, chiudo con una maglia bassa. 1, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale e vado a fare una maglia bassa. Ricomincio con 2 catenelle. Maglia bassa sul primo archetto a disposizione. 1, 2,
3 catenelle, filo sull'uncinetto perché sono al centro del fiore e vado a realizzare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 1, 2, chiudo questo gruppo con una maglia bassa nell'arco centrale. Questo è quello che andiamo a fare per tutto quanto questo giro. Ovviamente terminiamo per come abbiamo iniziato. Vi ricordate, abbiamo iniziato con 2 punti bassi, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 catenelle e abbiamo fatto 2 punti bassi, quindi uno l'abbiamo realizzato all'interno dell'archetto e uno fatto. Riga successiva, la sesta riga di lavorazione, una catenella. Voltiamo il lavoro. Andiamo a fare un punto basso. Scusate, allora voltiamo il lavoro. Abbiamo fatto una catenella e facciamo un punto basso, secondo punto basso. In questa catenella andiamo a fare un solo punto basso. Abbiamo un totale di 3 punti bassi. Poi ci avviamo nell'arco successivo, dove andiamo a fare 3 punti bassi. Siamo all'interno della V. Se vi ricordate, avevamo realizzato 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questa è la riga di soli punti bassi distribuiti in questo modo. Siamo adesso nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie basse. Adesso ci sono le 2 catenelle. Vi ricordate nel giro precedente abbiamo fatto 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle. Benissimo, facciamo una maglia bassa all'interno delle 2 catenelle, una maglia bassa all'interno della maglia bassa e una maglia bassa all'interno delle 2 catenelle. Siamo di nuovo nell'archetto di 3 catenelle, lì dove andiamo a realizzare 3 maglie basse. Siamo nella V. 5 maglie basse. Queste 5 maglie basse che vengono effettuate all'interno di questa V sono le basi, le 5 basi per poter andare a realizzare i 5 petali. Ecco perché ne facciamo 5. Poi ci spostiamo di nuovo nell'archetto di 3, dove facciamo 3 maglie basse. Siamo nell'arco di 2, una maglia bassa all'interno della maglia bassa e una in quelle nelle 2 catenelle. E così proseguiamo per tutto quanto il giro, quindi è un giro di sole maglie basse. In sostanza stiamo andando a riprendere in un certo senso la parte in cui abbiamo fatto il giro di maglie basse per poi andare a costruire il petalo, il fiore. Allora, la situazione è questa, dobbiamo andare a fare la settima riga, che ovviamente è la riga quella della costruzione dei fiori. Quindi la rivediamo insieme e poi potete proseguire in autonomia. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 3, scusate, punti catenella che sostituiscono la maglia alta. E poi una catenella di separazione, quindi siamo a questo punto, vi ricordate le 3 catenelle, la catenella di separazione e andiamo direttamente a fare il primo petalo, quindi andiamo subito qui nella prima maglia delle 5 sopra la V e andiamo a fare la costruzione del primo petalo. Allunghiamo l'asola, peschiamo il filo, facciamo un gettato, questo è il secondo, il terzo e il quarto, quindi per ogni petalo 4 gettati, per
prendiamo il filo, facciamo passare l'uncinetto tramite tutti e quattro, tutti i gettati, chiudiamo e facciamo 2 catenelle di separazione. Ripetiamo il secondo petalo. 1, 2, 3, 4. Facciamo passare tramite tutti i gettati, chiudiamo 2 catenelle. Terzo petalo, 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo 2 catenelle. Quarto petalo, 1, 2, 3 e 4. Ecco qui, 2 catenelle, l'ultimo di 5 petali. 1, 2, 3 e 4. Io con questo motivo mi ci sono fatta un intero abito, un tubino nero con le paillette per un matrimonio. È venuto molto, ma molto elegante, perché voi pensate questo motivo, questi petali che usando un filato nero di cotone è abbinato ad un filato lucido con paillette, paillette proprio micro paillette. Quando andavo a realizzare queste noccioline, si pescava ogni tanto, pescavo le paillette, quindi quando lo indosso si vede questo luccichio così sobrio, è venuto veramente, veramente molto elegante. L'ho indossato per un matrimonio, devo dire che è veramente fantastico. Poi magari lo facciamo un tubino con questo motivo, perché viene veramente, veramente bello, molto elegante. E allora torniamo a noi. Adesso, se vi ricordate, abbiamo fatto l'ultimo petalo, facciamo una catenella e una maglia alta, dove la facciamo all'interno della maglia bassa. Quindi nella maglia bassa centrale abbiamo fatto 1, 2, 3 maglie basse. Qui c'è la maglia bassa centrale, andiamo a fare una maglia alta, una catenella e riprendiamo, quindi saltiamo direttamente nella prima maglia delle 5 dell'archetto della V, dove andiamo a fare ovviamente il nostro primo petalo. 2, 3 e 4. E così proseguite per tutto quanto il giro. Adesso vi dico per quante altre volte dovete, insomma, per quanti centimetri dovete allungare per questa taglia 0-3 mesi. Allora, io ho preso alcune misure. Dovete continuare questa lavorazione fino a quando il lavoro, quindi dalla spalla, considerate la misura proprio a partire dalla spalla, ad arrivare fino a 26 centimetri. È un'ottima misura per una taglia 0-3 mesi. Quindi l'altezza poi su per giù è questa, dalla spalla fino alla fine dovete arrivare a 26 centimetri. Quindi arriviamo all'ultimo motivo e poi vediamo come fare la rifinitura. Quindi arriviamo a 26 centimetri e poi facciamo un bordino proprio di rifinitura, così poi ci occupiamo delle spalle, delle maniche, per cui andiamo a realizzare questi motivi fino ad arrivare dalla spalla. Quindi un'altezza totale dalla spalla fino alla fine del lavoro 26 centimetri, taglia 0-3 mesi. Ovviamente per una taglia in più aumentate di 2 centimetri, quindi 3-6 mesi, 2-3 centimetri. Questo è un giacchino per 0-3 mesi, quindi va bene 26 centimetri. Allora, io nel frattempo sono arrivata all'altezza di 26 centimetri, come dicevamo, dalla spalla, quindi considerando proprio
la parte alta fino alla fine sono a 26 centimetri tondi tondi. Ho terminato il motivo con il fiore e ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4, 5 fiori, quindi per un totale di 5 fiori mi è venuta fuori un'altezza totale di 26 centimetri. Come ho rifinito la base? Dopo aver fatto il giro con il fiore, ho fatto il giro con un giro di punti bassi, semplicemente solo e punti bassi. Che cosa ho fatto? Quando ho voltato il lavoro, ho fatto una catenella e ho fatto proprio per ogni archetto, per ogni maglia in sostanza, dei punti bassi. Quindi dove ci sono gli archetti fra un petalo e l'altro, ho fatto due maglie basse. Una maglia bassa l'ho fatta proprio sul petalo. Quindi ogni maglia, avevamo fra un petalo e l'altro due catenelle, benissimo, ho realizzato due punti bassi e sul petalo ho fatto un punto basso. La stessa cosa ho fatto qui. Qui avevamo una catenella di separazione, un punto basso, sul punto alto un punto basso, sull'altra catenella un punto basso e così via fino a creare tutto il bordino in modo tale che si è assestato il fiore e non ho voluto creare altri lavoretti perché avevo pensato di fare i pippiolini, però per un giacchino da neonato mi sembrava troppo eccessivo, quindi ho voluto fare semplicemente un giro di punti bassi e questa è la parte finale. Poi ho già io fatto la manichetta e vedete, questo è poi il polsino, ho ricreato, quindi mi sono attaccata, adesso lo vediamo insieme con il filato, ho fatto una serie di diminuzioni fino ad arrivare al polsino dove ho creato un fiore. Detto questo, andiamo a vedere come ho fatto. Quindi mi riaggancio con l'uncinetto e il filo proprio nella parte dell'ascella, quindi dove c'è la parte che abbiamo unito dell'ascella. Entro con l'uncinetto nel primo punto disponibile, là dove dicevamo nell'ascella, mi sono agganciata col filo e vado ad alzarmi con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia bassa. Devo riprendere un totale di 34 maglie. Io probabilmente ne avrò di più di 34, quindi conto tutte le maglie, lavoro maglia su maglia, tutte, fino ad arrivare all'altro lato. È qui che dobbiamo fare eventualmente una diminuzione. L'andiamo a fare una o due diminuzioni in base a quante maglie abbiamo a disposizione. Quindi qui, in questa parte dell'ascella, andremo a realizzare una o due diminuzioni per arrivare ad un totale di 34 maglie. Allora, io sono arrivata alla 31ª maglia, quindi ho fatto fino ad ora 31 maglie, conto insieme a voi per farvi vedere 31, 32, 33 e 34. Quindi l'ultima che dovrei fare è la 34esima, quelle che a me servono, mi rimangono scoperte 1, 2, 3, 4 maglie, che poi non sono 4 perché questa fa parte del rigo della parte davanti. Quindi, come dobbiamo andare ad unire le due parti? Io intanto con la 34esima vado a fare una diminuzione, quindi vado a fare come se volessi fare una maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro all'interno della maglia, pesco il filo e vado a chiudere queste prime due asole. Dopodiché riprendo, quindi rimango con due asoline sull'uncinetto. Dopodiché, scusate, c'è una maglia. Ecco qua. Dopodiché, con queste due asole vado a prendere un'altra volta il filo ed entro all'interno. Vedete che questa non è proprio una maglia, ma è il laterale della riga che abbiamo sul retro. Quindi io devo andare a camuffare come se fosse una maglia. Quindi è qua che vado ad inserirmi. Quindi qui al centro mi vado ad inserire con l'uncinetto e lavoro la maglia, poi
La chiudo per metà, quando ho queste tre asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre. A questo punto che ho fatto, questa è la 34esima, questa diminuzione è una 34esima maglia. A questo punto io vado nella terza catenella che abbiamo realizzato all'inizio e chiudo con una maglia bassissima. Rimangono questi due fori che poi alla fine della manica, quando andiamo a inserire tutti i fili di lavorazione, andiamo a sistemare anche questa parte di qua, quindi con dei piccoli punti cerchiamo di chiudere questa parte dell'ascellina. Non è un problema. Adesso andiamo a fare il giro successivo. Giro successivo si vanno a fare le maglie, quindi 34 maglie, maglia su maglia, non vado a fare nulla. 1, 2 e 3. La prima, appunto, le 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, vado nella maglia successiva e vado a lavorare le mie 34 maglie così come si presentano. Dopo aver fatto quindi questo e un altro giro, andiamo a fare due diminuzioni, quindi dobbiamo diminuire due maglie. Quindi vado a fare intanto due giri. Il primo, quello che abbiamo fatto per riprendere le maglie, questo è un altro, quindi un totale di tre giri e poi andiamo a realizzare delle diminuzioni. Ci vediamo alla fine dell'altro giro. Allora, io ho fatto i tre giri, quindi da quando abbiamo unito il filo nuovo, ho fatto i tre giri di maglie alte a questo punto, quindi maglia su maglia, 34 maglie. Adesso dobbiamo fare due aumenti e li facciamo uno subito dopo quando iniziamo e uno lo facciamo alla fine, in modo tale che questi due aumenti vanno sempre a chiudersi nella parte sotto del braccino. Cominciamo 1, 2 e 3 catenelle, sono la mia prima maglia alta. Vado nella maglia successiva e faccio un'altra maglia alta. A questo punto vado a fare il primo di due aumenti. Entro all'interno della maglia, pesco il filo, chiudo le prime due asole e rimango con le due asole sull'uncinetto. Ripesco il filo, entro nella maglia successiva. Chiudo le prime due asole, quando ho tre asole sull'uncinetto le posso chiudere tutte e tre insieme. In questo modo abbiamo fatto due maglie e le abbiamo chiuse in un'unica sola. Questo è il primo di due diminuzioni. A questo punto andiamo a lavorare le maglie fino alle ultime due, dove le andiamo a fare un'altra diminuzione. Quindi se avevamo 34 maglie, adesso ne dobbiamo contare 32. Quindi dobbiamo avere 32 maglie su questo giro di lavorazione. Sono arrivata alla 31esima maglia. Come vedete, ci sono due maglie a disposizione e faccio la stessa diminuzione dell'inizio. Quindi lavoro la prima maglia, la chiudo per metà, lavoro la seconda, chiudo per metà e poi chiudo tutte e tre asole insieme. A questo punto chiudo con una maglia bassissima, stessa identica cosa. Dopo aver fatto tre giri, quindi questo lo consideriamo il primo, il secondo, il terzo senza fare nessun aumento. Il quarto giro vado a fare per la seconda volta le diminuzioni. Scusate, io parlo di aumenti, ma sono diminuzioni, scusate. Quindi senza fare nessuna diminuzione vado a lavorare altri due giri, quindi contiamo questo come primo, secondo, terzo, il quarto si va a fare il giro con le diminuzioni, sempre due, una per lato. Quindi una subito dopo e una alla fine, fino ad arrivare ad un totale di 28 maglie sul nostro lavoro. Quindi in questo momento ne abbiamo 32. Quando arriviamo a contarne 28, ci fermiamo con le diminuzioni. Allora, io sono arrivata a fare l'ultimo giro di diminuzioni, ho 28 giri sul mio lavoro. A questo punto, per completare questa parte di maglie alte, vado a realizzare altri tre giri senza fare nessuna diminuzione e poi iniziamo il fiore. Allora, dopo aver fatto le tre righe di maglie alte senza alcuna diminuzione, andiamo adesso a riprendere il bordino con il fiore che abbiamo eseguito per il resto del giacchino. Quindi giriamo il lavoro, ce lo mettiamo in a favore e
Per come siamo, andiamo ad eseguire una catenella e un punto basso nella stessa. Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare il punto V, che sarà la base per il fiore, la creazione dei petali, quindi la maglia alta, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, all'interno della stessa maglia andiamo a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare una maglia bassa. E così proseguiamo per tutto quanto il giro. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base, nella quarta andiamo a fare il punto V che è costituito da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta all'interno della stessa. Per tutto quanto il giro. Allora, siccome questo punto prevede un multiplo di 10, noi però abbiamo 28 maglie sul lavoro. Per far combaciare, perché stiamo parlando di manichetta, quindi andare a fare delle diminuzioni, delle ulteriori diminuzioni, non è il caso perché altrimenti si va a stringere troppo il polsino e non va bene. Allora, per comunque andare a creare la stessa lavorazione del giacchino, io anziché andare a saltare 3 maglie di base, ne salto 2, quindi in alcuni punti ne salto 2, in alcuni punti ne salto 3, per andare a creare comunque il disegno con 4 fiori. Quindi a questo punto, vedete qui a un certo punto, invece di saltare 3 maglie di base, ne ho saltate 1, 2 e poi ho fatto la maglia bassa. Anche qui ho saltato 2 maglie di base. Qui invece ne ho saltate 3, 1, 2 e 3, ho fatto la maglia bassa. Quindi cercate di giostrarvi bene la lavorazione, non ha importanza se è solamente un bordino di manichetta, quindi va bene così, non succede nulla. Quindi dopo aver fatto l'ultimo punto V, che sarebbe la base per il quarto fiore, vado a fare le mie 3 catenelle. Avendo iniziato con una maglia bassa, vado a puntare l'uncinetto proprio in questa maglia bassa dove chiudo con una maglia bassissima e mi sono venuti fuori 4 basi per 4 fiori, così come nell'altra manichetta. Quindi cercate di giocare bene con i punti e vedete che ci riuscite. Fatta questa lavorazione, andiamo ad eseguire adesso le maglie basse che ci permetteranno appunto la lavorazione. Quindi in questa posizione andiamo a fare una catenella e una maglia bassa all'interno della stessa e così continuiamo con 3 maglie basse all'interno dell'arco, 5 maglie basse all'interno della V, 2, 3, 4 e 5. Vi ricordate, i petali sono 5, quindi dobbiamo creare 5 maglie basse per andare a fare 5 petali e poi di nuovo 3 maglie basse, 2 e 3 all'interno dell'arco di 3 catenelle, una maglia bassa la vado a fare nella maglia bassa, 3 maglie basse e all'interno della V vado a fare 5 maglie basse, 2 3, 4 e 5 e così continuiamo per tutto quanto il giro con questo rigo di sole maglie basse. Una maglia bassa nella maglia bassa e così si prosegue. Ho chiuso con una maglia bassissima lì dove ho iniziato. A questo punto iniziamo i petali. 1, 2 e 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, poi faccio una catenella di separazione, quindi un totale di 4 catenelle, filo sull'uncinetto e salto direttamente nella prima delle 5 maglie basse sottostanti per andare a creare il mio primo petalo. 2, 3,
3, 4 gettati, chiudo le maglie, questi gettati, e chiudo anche la nocciolina. A questo punto vado a fare 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, passo nella seconda maglia bassa, 2, 3, 4 gettati, chiudo i gettati. E chiudo la nocciolina, le 2 catenelle e vado avanti per tutti e quanti i 5 petali. 3, 4, chiudo i gettati, chiudo la nocciolina, 2 catenelle, andiamo avanti, siamo a 4 petali, 2, 3, 4. E così ho terminato col quinto petalo il mio primo fiore. 2, 3 e 4. Chiudiamo. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa centrale vado a fare una maglia alta, catenella e ricomincio direttamente saltando nelle prime delle 5 maglie sottostanti, facendo il mio primo petalo. Uno, due, tre, quattro gettati. Chiudiamo i gettati, chiudiamo la nocciolina, 2 catenelle e vado avanti così per tutto quanto il giro. Ovviamente terminiamo il giro avendo iniziato con le 3 catenelle che sostituivano la maglia alta, chiudiamo direttamente nella terza catenella 1, 2, 3 con una maglia bassissima. Terminiamo la manichetta con un giro di maglie basse così come abbiamo contornato il bordo del giacchino. Quindi andiamo a fare una catenella, all'interno della stessa una maglia bassa, sulla catenella una maglia bassa la facciamo sul petalo, 2 maglie basse le facciamo fra i 2 petali, un'altra sul petalo, 2, quindi in sostanza dobbiamo fare un giro di maglie basse su proprio maglia su maglia, quindi dove ho le 2 catenelle farò 2 maglie basse, dove ho una maglia farò una maglia bassa. Quindi qua ne faccio 2, sul petalo ne faccio una, qua ne faccio una, sulla maglia alta ne faccio una, quindi non salto nessuna maglia. Quindi chiudiamo questo giro facendo questo bordino per assestare il disegno e possiamo tagliare il filo, affranchiamo tutti i fili di lavorazione e poi andiamo a cucire i bottoncini. E così per tutto quanto il giro. Allora, dopo aver sistemato un pochettino tutta la lavorazione, quindi ho inserito tutti i fili di lavorazione all'interno, delle maglie, ho dato un pochettino una parvenza di lavoro già pronto, andiamo ad occuparci adesso della chiusura. È un giacchino, quindi andiamo a mettere dei bottoncini. Ho preso un filo di cotone in tinta, ho preso 3 bottoncini che è il numero giusto per poter andare a chiudere un giacchino e sono dei bottoncini semplici di madreperla, niente di eccezionale. E a questo punto andiamo a cucire nella parte della lavorazione a maglia alta i bottoncini. Voi vi chiederete: ma scusa, non abbiamo fatto le asole, come facciamo ad inserire il bottoncino? Niente paura, io come vi dico sempre non mi vado a complicare mai i lavori, ma avendo fatto la lavorazione a maglie alte, questi spazi che si creano proprio fra una maglia alta e l'altra li sfruttiamo come asola, quindi per l'inserimento dei bottoni.
Detto questo, andiamo a cucire appunto i bottoni. Io già il primo lo sto mettendo e vi dico subito come. Salto la prima riga, proprio quella del bordo del colletto, la salto, vado alla seconda riga di maglie alte, salto una, due, all'interno della terza maglia vado a fare la cucitura per il mio bottone. Quindi è proprio in quella terza maglia che io mi appoggio per andare a cucire il bottone. In questo modo i bottoncini mi vengono cuciti tutti alla stessa altezza, allo stesso punto. Faccio un po' di cuciture all'interno dei foretti del bottone. Ricordiamoci che è un capo per neonato, quindi cuciamo per bene, non vorrei che il neonato se lo stacca e se lo mette in bocca. Ok. Fatte un po' di cuciture, andiamo a ripassare sulla terza maglia, che è quella dove abbiamo effettuato la cucitura, facciamo il nodino di sicurezza e dopodiché facciamo passare il filo attraverso 2-3 maglie in modo tale da nasconderlo e lo facciamo perdere all'interno della lavorazione. E allora io nel frattempo, avendo posizionato già il primo bottoncino, mi sono anche posizionata l'altezza e la distanza in cui posizionare gli altri. Quindi che cosa ho fatto? Ho saltato 4 righe, quindi da dove ho posizionato il primo bottone ho contato la riga successiva, 1, 2, 3, nella quarta. Vado a posizionare l'altro bottone, ovviamente sempre 1, 2 nella terza maglia, entro con l'ago e vado a posizionare l'altro bottone. Faccio sempre il mio nodino di sicurezza, prendo il bottoncino, lo inserisco all'interno del filo e mi vado a cucire anche il secondo bottone. Quindi il resto ferma sulla terza maglia. Eh no, eh no, si è messo in diagonale, ma li dobbiamo fare, quindi la cucitura dei bottoni, ovviamente se volete fare la cucitura a per, li dovete fare ovviamente per tutti e tre. In questo caso io qui l'ho cuciti in maniera perpendicolare, è ovvio che anche gli altri due li vado a cucire in maniera perpendicolare, quindi questa la dobbiamo togliere e andare a fare la cucitura uguale all'altra. Niente, detto questo, andiamo a mettere i bottoncini e, come vi dico, anche l'altro l'ho posizionata alla quarta riga, quindi da dove siete, 1, 2, 3, 4, alla quarta riga posizionate il terzo bottoncino. Il maglioncino così è terminato, poi ci vediamo alla fine quando lo termino completamente. Allora, il giacchino è terminato, ve l'ho già messo nella crucetta perché adesso farò delle foto e poi andrà alla bimba che lo indosserà. Niente, ricapitolando, siamo partiti con un top down, quindi siamo partiti direttamente dalla catenella girocollo, dove abbiamo ricavato da questa sola catenella, abbiamo ricavato i due pezzi del davanti, il posteriore e anche le maniche. A un certo punto della lavorazione abbiamo fatto questo fiore, questi petali, poi abbiamo reinserito il filo per recuperare le maniche e abbiamo fatto una serie di diminuzioni fino ad arrivare al polsino dove abbiamo ripreso la lavorazione del giacchino.
Infine abbiamo messo tre bottoncini per poter chiudere il giacchino. Il lavoro è terminato. Io vi ringrazio a tutti, ringrazio tutti i miei iscritti, ringrazio i nuovi iscritti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è un gruppo Facebook, Il Mondo di Mirolli, dove potete postare i progetti che avete fatto seguendo il mio tutorial. Io vi ringrazio ancora tanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!